siamo proprio qui in compagnia di Claudio dei Garage 32. Buonasera. Buonasera e benvenuto su Radio Beat Music, come stai? Benissimo, grazie per avermi invitato, averci invitato a nome di tutta la band. Siamo allora, la band. Allora ti chiedo subito, come è nata la band, visto che magari a volte non viene sottolineato come nascono le band? Guarda, nel nostro caso è abbastanza intuitivo, perché leggendo il nome della band, Garage 32, quindi per l'appunto siamo nati in un garage, al Civico 32, e non ci chiamiamo così solamente per omaggiare il luogo dove siamo nati, ma perché comunque all'inizio abbiamo proposto, cioè tuttora promuoviamo la musica garage, no? Non so se ti ricordi quei garage album che facevano negli anni 90, quindi molto crudi, molto scarni, molto essenziali. E noi infatti siamo in tre, siamo un power trio, non usiamo sequenze, niente. E quindi la scelta di prendere il nome garage è più per questo. 32 ovviamente per omaggiare il luogo dove siamo nati, dove abbiamo scritto i nostri brani, dove abbiamo fatto le nostre più belle litigate per poi pacificarci, in abbracci solidari l'uno con l'altro, quindi ecco perché noi ci chiamiamo Garage 32 e dove nasciamo. Allora immagino che 3 sia stato il nome appunto del primo album, perché proprio siete in 3. Sì, assolutamente, ma perché 3? Ovviamente perché siamo in 3, ma perché venivamo da un precedente progetto musicale sempre inedito ed eravamo in 4. Ad un certo momento ci siamo ritrovati in 3 e abbiamo deciso di andare ugualmente avanti, nonostante io non fossi un chitarrista solista, lo sono diventato ovviamente per esigenze, e quindi questo 3 significa noi 3 che non ci abbattiamo, noi 3 che non molliamo, noi 3 che siamo sempre insieme e coesi, perché diciamo, la forza di questa band, mi sento di poterlo affermare, che l'affetto che proviamo l'un per gli altri, la voglia di stare insieme. Invece nel 2016 avete firmato il contratto con la Maya Records. Sì, da dove è nato il nostro secondo album, mentre il primo 3 era autoprodotto. Questo è stato prodotto dalla Maya Records ed è nato il brano Senza un Tempo, da dove poi è estrapolato come secondo singolo Via di Qui, che è il brano che sta passando in radio da un paio di mesi. E appunto Senza un Tempo è disponibile in tutti i digital store? Assolutamente in tutti i digital store, e poi anche sui vari streaming, Spotify, e ce ne sono anche delle copie fisiche limitate che vendiamo, però diciamo durante i nostri concerti, non è possibile solo acquistarli dal web. Che qualcuno ci mandi un messaggio privato in posta sulla pagina, come è avvenuto, e l'abbiamo spedito. E appunto tutte le informazioni si possono seguire sulle vostre pagine, come Facebook, Twitter o Instagram. Facebook, Twitter, Instagram, siamo su tutti i social. Poi abbiamo il nostro sito ufficiale, che è figo questa cosa, sito ufficiale, cioè ufficiale uno ce n'è, quindi perché chiamarlo ufficiale? Sarebbe www.garage32.it. Allora, in conclusione, ti va di farti proprio tu il lancio radiofonico di Via di Qui? Perfetto. E allora,